ciao bella gente, Fede è qui presente, siamo arrivati a Praga, adesso andiamo a fingare il Ponte Carlo. Oh raga, benvenuti a Praga. Questa città con le sue statue appese, panorami incredibili e i suoi edifici e musei storici offre un turismo incredibile, ma noi non siamo qui solo per questo. Allora intanto partiamo con questo brancino, che quanto Est Europa fa sta roba qui? Incredibile, sa completamente da Est Europa. Andremo infatti alla scoperta di questa città col fingerboard in mano. Fioi, siamo giunti al castello e alla cattedrale di San Vito. Adesso cerchiamo qualche spottino interessante anche qui. La scalinata è stata veramente tosta, però si fa, si fa. Cosa non si fa per smaltire il treadlo che abbiamo mangiato? Di cose strane se ne vedono, e infatti ho appena visto una suora giovane. Ma suore a parte, questa è la vista da sopra il castello, molto figa, gratis ragazzi, andateci. Lì vicino c'è anche il muro di John Lennon, simbolo di libertà e di pace, c'erano questi ragazzi che sbombolettavano, e lì vicino ancora c'è questa ruota con il folletto che si dice raccolga le anime di chi muore nel fiume. Ma se il giorno è chiese e musei, la sera è cross club. Questo locale super psichedelico è dominato da uno stile steampunk pieno di roba che si muove. Cioè gli sgabelli del bancone del bar, per farvi capire, sono delle vecchie tagliole smussate per non tagliarsi. Incredibile. Ci sono degli scolapasta che girano attaccati al soffitto. I tavoli sono contornati da parti di motore. E nella prima delle due piste c'è un'intera parete ricoperta di schede di vecchi PC. Qua spaziano fra vari generi musicali con band che si esibiscono live. Ma di sicuro chi domina è la drum and bass e la techno. Post seratona ci sono i tram che corrono a tutte le ore per riportarvi in centro o dove avete l'albergo o l'alloggio, e si riparte il giorno dopo freschi come una rosa. Cioè il fisico. E si riparte proprio da Piazza Venceslao. Vedete quell'edificio in fondo? È il Museo Nazionale. Se volete andarci a piedi non ci si arriva più. Oh, se passate dalle parti della Porta delle Polveri, fighissima, eccola qui, c'è lo Smetana Hall, che è un teatro. Però qui dietro c'è il Palladium, che invece è un centro commerciale fighissimo con un sacco di negozi. E che andiamo a vedere cosa c'è dentro. Raga, siamo alla libreria, quella con la torre dei libri, no? Quella che se ci guardi dentro è tutta alta, c'è tipo mezz'ora di colonna, ma tanto noi non siamo mica qui per la torre dei libri.
cambiamo posto e cambiamo spot, Casa Danzante. Non vale mai la pena salirci, ma da giù è molto figa. Verso di là del fiume, quindi dalla parte del castello, c'è sto posto che è una figata, che sono i giardini Wallenstein, il palazzo Wallenstein. È un po' nascosto, in realtà non è molto, cioè non si vede che ci sono perché sono dentro questa struttura, però sono una figata. E poi c'è questo marmetto qui. E dopo essersi calati l'ennesimo treadlo, raga, c'era una quantità di vespe dentro quella bottega fuori di testa e sembrava che a nessuno fregasse niente, abbiamo visto la città di Viseard, la fortezza, è una fortezza molto carina, vale la pena andarci, e dopo dritti a cena. Allora no, per risparmiare abbiamo preso quest'olio qua, perché tipo l'olio di oliva costava, una bottiglietta piccola di olio di oliva costava tipo 12 euro, una roba di questo genere, no? Ora abbiamo preso questo che è olio motore, tipo il Patrol, però stiamo esportando italianità all'estero, ragazzi. Polpette al sugo in Praga. E con questa visione succulenta io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mettete un like, iscrizione, campanellina e noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Dai! Yeah!